Sì, buongiorno, buongiorno Roberta, buongiorno agli ascoltatori. E abbiamo in collegamento telefonico, come annunciato, il Ministro dell'Interno e Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Buongiorno Ministro, benvenuto a Radio Radicale. Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno a chi ci ascolta. Eccoci, allora, appunto parlavamo che alle 9.30 ci collegheremo con l'aula della Camera. Appunto oggi il Parlamento voterà le risoluzioni sul DEF e lo scantonamento del pareggio di bilancio. Ecco, Ministro, la manovra sarà corretta sulla base della reazione dei mercati o più di quello che avete già fatto sul deficit per gli anni 2020 e 2021 non farete? Ecco, quale sarà la stella polare di questa giornata? No, indietro non si torna, al centro ci sono il lavoro, il diritto al lavoro che è l'emergenza in Italia perché il paese non cresce se la gente non lavora. Se più gente lavora, più gente paga le tasse, più gente consuma e più il debito pubblico tornerà finalmente a crescere dopo una salita che dura anni. Quindi non toglieremo assolutamente alcuno dei diritti che abbiamo messo in manovra economica, anzi, mi sarebbe piaciuto farla ancora più importante, però siccome ci proponiamo di governare per 5 anni, un passo alla volta, però sicuramente non toglieremo neanche un centesimo di euro dalle misure che abbiamo preparato a vantaggio degli italiani. Ecco, ieri Ministro è stata sempre in campo economico una giornata con varie dichiarazioni, con varie preoccupazioni espresse in mattinata. Il chief economist di Moody's ha dichiarato alla stampa che è logico aspettarsi che le preoccupazioni sull'Italia si rifletteranno nelle prossime valutazioni delle agenzie di rating. È arrivata poi in serata anche Fitch che ha confermato la stessa indicazione e sembra diciamo il preannuncio del downgrade del debito italiano. Ecco, voi su questo sia lei che il suo omologo vicepremier Luigi Di Maio siete stati sempre abbastanza chiari mettendo al centro diciamo sempre l'interesse nazionale, l'interesse dei cittadini, però quali considerazioni nuove si possono fare su questo annuncio che ci risulta comunque che possa influire ancora di più sui mercati? Questa mattina ricordiamo lo spread è aperto già a 303, quindi insomma sarà forse un'altra giornata abbastanza importante per i mercati, anche questa. È un film già visto, è un film già visto, l'abbiamo già visto negli anni scorsi, è un film che negli anni scorsi ha costretto gli italiani a sacrifici incredibili, a tagli alla scuola, alla sanità, a riforme sul lavoro e sulle pensioni che hanno impoverito, che hanno precarizzato. Quindi faremo l'esatto contrario di quello che è stato fatto in passato. Investiremo sul lavoro e sulla crescita. Io ogni giorno leggo. C'è la vita reale e la vita virtuale. C'è la vita virtuale che mi dice che non bisogna toccare la legge Fornero, e Banca Italia dice che non bisogna toccare la legge Fornero, l'INPS dice che non bisogna toccare la legge Fornero, qualche grande economista dice che non bisogna toccare la legge Fornero. Poi c'è la vita reale, imprenditori che incontro tutti i giorni, che ho incontrato ieri, che mi scrivono, che mi dicono: mi raccomando, superate la legge Fornero. Perché se io riesco a restituire il diritto alla pensione e alla vita dei miei collaboratori di 62, 63, 64 anni che ormai sono stanchi, sono demotivati, io investo in giovani, io assumo giovani, io recupero competitività e quindi io la legge Fornero è come se la tocco. E quindi le agenzie di rating, quelli della vita virtuale possono chiederci quello che vogliono. Questa è una manovra che senza fare miracoli però investe sul futuro, investe sui giovani, investe sulla crescita. Quindi non ci fanno cambiare idea, anche perché in passato l'abbiamo già visto questo film. E le ricette imposte dall'Europa, dei vari governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, hanno aumentato il debito pubblico e impoverito l'Italia. Quindi faremo l'esatto contrario di quello che fece Monti. Ecco, Ministro, la preoccupazione su questi aspetti è forte anche da parte del Quirinale, insomma, l'aspetto economico, l'aspetto della stabilità dei conti pubblici e del rapporto è sempre, diciamo, al centro delle preoccupazioni del Colle. Voi recentemente avete incontrato insieme anche diciamo, al Presidente del Consiglio Ieri, ieri. Conte e ieri, appunto, ecco. Ieri per parlare del Consiglio europeo, soprattutto, che avrà al centro soprattutto i temi
immigrazione, sicurezza, antiterrorismo, Brexit, ovviamente abbiamo parlato anche della situazione economica. Ecco, e diciamo le considerazioni ovviamente che sono, diciamo, che usciranno poi dai mercati, sicuramente diciamo, saranno fonte anche di dibattito all'interno di quel consiglio, secondo lei, anche se i temi saranno differenti? Sì, poi si leggono sui giornali ricostruzioni fantasiose, incredibili, fantascientifiche di cose mai dette o mai ascoltate, però ci sta. È il bello della libertà di stampa e della libertà di parole, di pensiero, che va sempre comunque tutelata. In Europa mi chiedono e ci chiedono un'Italia che torna a crescere, che torna a investire. Ieri abbiamo incontrato alcune aziende pubblico-private che investiranno 15 miliardi di euro a breve, che se aggiunti ai 15 miliardi di euro di investimenti previsti in manovra fanno un intervento in opere pubbliche, in manutenzione, che significa posti di lavoro e significa cura di questo paese. In questo momento ci sono evacuati a Cagliari, c'è stato ieri alluvione in Liguria, in Sardegna, il ponte di Genova è ancora lì col suo moncone sotto gli occhi di tutti, ci sono alcune migliaia di scuole su cui lavorare, quindi se in questa manovra economica vengono previsti dei soldi da spendere, non così buttandoli fuori dalla finestra, ma per mettere in sicurezza il paese, nessuna agenzia di rating mi convincerà del fatto che sono soldi spesi male. Devo dire che non ho visto il Presidente della Repubblica assolutamente preoccupato da questo punto di vista, e sui temi del prossimo Consiglio europeo, sicurezza, immigrazione, devo dire che l'Italia è per molti un modello a livello europeo per quello che è stato fatto in questi mesi. Ecco, Ministro, appunto, prima di parlare di aprire un focus sulla questione migratoria, le faccio anche una domanda di politica familiare interna al centrodestra. Ieri, prego, Renato Brunetta ha appunto ha dichiarato che il governo porta il paese verso il baratro e inaugura un sistema di democrazia reale, autoritaria e illiberale. Insomma, sembra essere un po' ritornati, diciamo, in casa del centrosinistra quando Bertinotti tirava delle stilettate al, diciamo, al suo alleato negli enti locali, che era l'allora Partito Democratico della Sinistra. Insomma, ecco, con queste dichiarazioni ha portato molto bene a Bertinotti, esatto, quindi ecco, diciamo, abbia sorte migliore, ma neanche a Prodi, però è il mestiere dell'opposizione. Poi c'è modo e modo di fare opposizione, c'è un'opposizione intelligente, costruttiva e propositiva, e c'è in Parlamento che fa emendamenti, fa proposte e cerca di correggere. E poi c'è l'opposizione come quella che lei ha citato, che è quella anche del PD, la cui unica preoccupazione è ogni giorno partorire 10 comunicati stampa attaccando la qualunque, a prescindere. Il giudizio degli italiani non solo a marzo, ma ancora in questi mesi mi sembra evidente. Io continuo a sperare in un'opposizione che aiuti a correggere eventuali errori, perché abbiamo fatto e faremo degli errori, chi fa sbaglia. L'opposizione che parla di terrorismo, fascismo, cos'è che citava lei, democrazia illiberale e autoritaria. È autoritaria, cosa vuol dire? Cioè, chiamate Brunetta, per favore, chiedetelo cosa vuol dire democrazia illiberale, cosa staremmo facendo di illiberale e autoritario? Non l'ho capito, si passa in Parlamento, ci si confronta con tutti, i decreti vengono mandati, inviati, accolti, modificati. Siamo qua da 4 mesi, quindi 130, oggi dovrebbe essere il 133esimo giorno. Io faccio, vivo la mia esperienza di ministro con onore, con orgoglio, con entusiasmo, e ogni giorno vedo di dare un senso al fatto che gli italiani mi paghino lo stipendio. E questi insulti autoritari, liberali, fascisti, razzisti, nazisti, populisti, sovranisti scivolano su di me con assoluta indifferenza. Poi ci sono stati e ci saranno altri momenti di confronto democratico. Domenica 21, ad esempio, votano i cittadini di Trento e di Bolzano, delle province autonome di Trento e di Bolzano. La democrazia prevede che la gente scelga attraverso il voto, e vedremo in quell'occasione quanti sceglieranno gli attacchi di Brunetta e quanti sceglieranno l'operato di Salvini. Ecco, ma con queste dichiarazioni e condizioni, quanto è difficile però far permanere un'alleanza di centrodestra? Perché questo, guardi, è un tema, no? Quello che faccio io lo chiedo di fare ai governatori della Lega, ai sindaci della Lega: lavorare, 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 passare poco tempo a far polemica.
polemiche, io lasciamole agli altri. Leggevo che alcuni parlamentari della Lega ieri, giustamente in principio, hanno attaccato Cristina Parodi perché ha avuto parole poco carine nei miei confronti e ha detto che il mio e il nostro successo deriva dall'ignoranza. Ma io chiamerò i parlamentari della Lega e gli chiederò di passar sopra. Lasciamo che siano gli altri ad attaccarsi a tutto e a tutti. Noi lavoriamo. Lavoriamo e poi i frutti del nostro lavoro verranno giudicati dagli italiani. Quindi Zaia, che incontrerò tra meno di un'ora al Viminale, non penso si preoccupi delle parole di Brunetta o di altri. Si occupa di Pedemontana, si occupa di ospedali. Quindi non mettiamo in discussione alleanze per il fatto che a Roma gli amici di Forza Italia siano un po' nervosetti. Ecco, ma in vista delle elezioni europee avrete un candidato comune alla presidenza della Commissione? L'obiettivo è questo, quindi. Beh. Il fronte che prevede che un'altra Europa sia possibile dovrà avere uomini, donne, progetti comuni, almeno 10 proposte per spiegare a 500 milioni di persone che noi vogliamo l'Europa, ma la vogliamo diversa, quindi che faccia poche cose le faccia bene, che si occupi di sicurezza, di antiterrorismo, di giustizia, ma che su alcuni temi, visto che siamo 27 paesi diversi, molto diversi, penso all'agricoltura, penso al commercio, penso al sistema educativo, penso alle scelte di vita e all'idea di famiglia, ecco, su questo devono essere i singoli paesi a decidere come aiutare gli agricoltori, cosa fare a sostegno dei pescatori, a che età si va in pensione, quindi è un'Europa diversa rispetto a quella di Juncker che stiamo vivendo in questi anni. Ecco, a proposito di Europa differente, il tema migratorio è sicuramente sempre al centro dell'agenda politica non solo italiana ma anche degli altri paesi europei. Ecco, in Italia ci sono al 1 gennaio del 2017 491.000 stranieri non in possesso di un titolo di soggiorno temporaneo. È ipotizzabile che vengano regolarizzati come fece già in passato il governo Berlusconi, ed è possibile anche ad arrivare a un'apertura dei permessi temporanei di lavoro, perché lei più volte ha, diciamo, incitato una sorta di immigrazione positiva del lavoro, però ecco, oggi un professionista, un lavoratore o semplicemente una persona che voglia tentare la fortuna lavorativa nel nostro paese, da un punto di vista legislativo non ha degli strumenti per accedere in modo regolare al nostro paese? Grazie per la domanda. Innanzitutto non è pensata né pensabile alcuna sanatoria, quindi l'abbiamo visto in passato e non ha risolto alcun problema, quindi l'immigrazione irregolare, illegale e clandestina non verrà sanata, verrà arginata. In questi primi 4 mesi io mi sono preoccupato di limitare il numero di nuovi arrivi per lavorare meglio con i già presenti. E quindi se rispetto allo scorso anno io ogni mattina mi alzo con gli interventi di polizia, carabinieri, oggi peraltro faccio i complimenti, la finanza ha sequestrato milioni di euro di beni al clan degli Spada a Roma, tra polizia e carabinieri hanno sgominato 2 bande dedite alle rapine e allo spaccio a sud e a nord. Sull'immigrazione siamo scesi da 107.000 sbarchi solo via mare dell'anno scorso a 21.000, quindi è un meno 86.000 grazie a una politica più attenta, più vigorosa, più rigorosa, che permette di lavorare meglio per garantire diritti a chi c'è già qua. E la sua domanda è il mio obiettivo: chiudere i flussi di immigrazione irregolare per riaprire limitatamente e qualificatamente flussi di immigrazione regolare, come capita negli altri paesi del mondo. Se io e lei oggi volessimo partire per il Canada, dovremmo raccontare chi siamo, che studi abbiamo fatto, che lavori sappiamo fare, come stiamo di salute e quanti soldi abbiamo sul conto corrente. E dal Canada ci risponderebbero: vieni o non vieni. Ecco, un'immigrazione qualificata e positiva è un valore aggiunto.
devo continuare per i prossimi mesi a bloccare i flussi in entrata e ad aumentare le espulsioni. Ecco, però, Ministro, questi 491.000 stranieri non in possesso di un titolo di soggiorno, che, come ci si regola, insomma? Queste sono stime, io chiedevo anche... Questo è un dato dell'ISMU, ecco. Sì, sì, certo, sono evidentemente l'irregolarità è difficilmente quantificabile. Mi si dice che in molti non sono già più sul territorio del paese, nel senso che in questo anno e mezzo hanno trovato altre situazioni, hanno raggiunto parenti, amici, conoscenti altrove, in molti sono ritornati anche là da dove erano partiti. Noi stiamo lavorando anche per gli irregolari, per coloro a cui viene negato il permesso per i rimpatri volontari assistiti, che è un contributo economico per scegliere volontariamente di tornare al proprio paese. Sto lavorando a degli accordi bilaterali con i paesi con i quali non li abbiamo per appunto le espulsioni, gli allontanamenti, i rimpatri, perché io ho ereditato una situazione dove le espulsioni sono di 5-6.000 all'anno. È chiaro che non possiamo avere numeri così ridotti, però ripeto, nessuna sanatoria è ipotizzabile né adesso né più avanti con questo governo e con Salvini ministro. Ecco, chiuderei con il decreto sicurezza. Diciamo, oggi c'è un'intervista su Repubblica di Emma Bonino che dichiara, Giovanna Casadio, il decreto sicurezza di Salvini sarà un boomerang e aumenterà gli irregolari. Un po', diciamo, si scorge all'interno dell'intervista, diciamo, il paragone un po' con la legge Bossi-Fini in materia migratoria, che, diciamo, è senza dubbio, per come è strutturata, questo insomma penso che sia un giudizio abbastanza unanime, una legge ormai da superare, anche perché le migrazioni nel frattempo sono cambiate. Ecco, sul decreto sicurezza, oltre, diciamo, al giudizio insomma di Emma Bonino, che dichiara che aumenterà gli irregolari, quali sono, diciamo, i primi risultati, se possiamo già annunciarli, e su anche quale base previsionale avete in mente sulla riduzione dei reati, partendo anche per esempio dal, diciamo, da una statistica, da un sondaggio fatto dalla Stampa qualche giorno fa, che dice che il problema migratorio e di sicurezza, insomma, riveste il 5,9% in una scala di priorità per gli italiani, il primo posto è il lavoro. Insomma, come pensate che questo decreto vada ancora di più a incentivare quello che appunto avviene nelle grandi città, nella sicurezza? Ma che l'emergenza sia il lavoro è quello che, di cui sono convinto, ed è il tema di cui abbiamo cominciato a parlare qualche minuto fa, anche a proposito di manovra economica, di legge Fornero, di riduzione delle tasse per le partite IVA, di reddito per il reinserimento al lavoro. Quindi che l'emergenza italiana siano la crescita, il lavoro, gli investimenti, la tassazione e la burocrazia è evidente. Che l'immigrazione, l'insicurezza non sia un problema o sia un problema limitato, basta chiederlo a un pendolare, a qualcuno che va in ospedale, a qualcuno che va ai giardinetti a portare il cane o va a fare la spesa al supermercato. È evidentemente un problema, non l'unico, ma se tu puoi essere ricco quanto vuoi, avere il lavoro più bello del mondo, ma se non ti senti sicuro a casa tua, nel tuo negozio, con tua figlia sul treno, in autobus, non fai una bella vita. Questo decreto non è miracolistico, non è che sconfiggeremo il male, il crimine, la rapina, lo scippo, lo stupro e lo spaccio. Dà ulteriori poteri e possibilità di intervento alle forze dell'ordine, parla di vigili del fuoco, parla di straordinari della Polizia di Stato, coinvolge la polizia locale e i vigili urbani, dando a loro più strumenti e più capacità di intervento. Vita reale, faccio l'esempio delle ultime ore, un decreto che è stato firmato 3-4 giorni fa, non di più. I richiedenti asilo che commettono reati, con questo decreto in vigore, avranno la domanda sospesa e potranno essere espulsi, cosa che fino a ieri non era. Non so se questo lo sa l'amica Emma Bonino, però il richiedente asilo preso a spacciare droga o a picchiare un carabiniero, a molestare una bambina, se fino a ieri andava avanti tranquillamente nella sua domanda di asilo, adesso viene convocato immediatamente dalla commissione prefettizia, e se la domanda viene bocciata
come mi sembra abbastanza di buon senso, è accompagnato in un centro per i rimpatri e viene espulso, cosa che per i condannati in via definitiva per reati legati al terrorismo non c'è più la cittadinanza, e quindi viene tolta la cittadinanza ai condannati in via definitiva per reati di terrorismo. C'è una stretta nella lotta alla mafia, Camorra e 'Ndrangheta, viene potenziata l'agenzia dei beni confiscati alla mafia, la Camorra e 'Ndrangheta. Quindi tutto è migliorabile, dai sindaci stanno arrivando ulteriori suggerimenti sull'ordine pubblico nelle città, sulla sicurezza in occasione di eventi sportivi. Per carità, se si può aggiungere tanto, però è un decreto che prevede più buon senso, più limiti, più regole per chi delinque. Poi gli immigrati regolari in Italia sono 5 milioni, sono i benvenuti, sono i miei fratelli. Però per i furbetti ci sarà qualche problema in più. Ecco, diciamo l'altra questione, insomma, che diciamo ha un po' animato anche il dibattito social, Salvini, lei è molto sempre presente, attento sui social network, è quello relativo, diciamo, agli sforzi che gli italiani, ricollegandoci appunto alla prima domanda, dovrebbero fare per sostenere la manovra. Insomma, c'è chi parla di prelievo forzoso sui conti, chi rievoca la campagna oro alla patria, questo lo possiamo smentire, insomma. No, non ci saranno patrimoniali, prelievi dai conti correnti, non chiederemo le fedi nuziali, impegno per salvare il paese, non abbiamo in programma guerre per raggiungere nuovi imperi oltre Mediterraneo, no, fa tutto parte della fantasia. Vi faccio un esempio sul tema immigrazione, perché è il mio mestiere, quello per cui mi pagate lo stipendio la mattina. L'anno scorso c'era un bilancio per le spese accoglienza e immigrazione, richiedenti asilo, 1,7 miliardi di euro, se non ricordo male. Quest'anno il mio obiettivo è far risparmiare gli italiani almeno 1 miliardo di euro in questa voce di spesa, con una parte di questo miliardo, per la precisione dovrebbero essere 380 milioni, ci sarà un piano straordinario di assunzioni di ragazze e ragazzi per forze dell'ordine e vigili del fuoco, e quindi riuscire con una politica un pochino più attenta a far risparmiare agli italiani 1 miliardo significa poter spendere questi soldi per fare qualcos'altro. Però non abbiamo intenzione di prelevare niente dai conti correnti di nessuno. Bene, allora Ministro, innanzitutto noi la salutiamo, ricordiamo che tra poco saremo in diretta con il Senato per seguire la seduta sul DEF e speriamo, insomma, anche qualche volta di averla ospite qui con noi, visto che ormai io adoro la radio. Visto che siamo diventati vicini di casa, siamo a 4 passi, lei al Viminale, noi siamo alla fine via del Viminale, quindi. Verrò a trovarvi. Benissimo, grazie, ringraziamo il Ministro Matteo Salvini.